Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Come avete visto nelle interviste precedenti, oggi parliamo di startup, innovazione. Due parole che parlano di futuro, di un futuro dinamico, ricco di idee nuove e soprattutto giovani. Ma innovazione non significa solo startup, lo abbiamo visto prima con Cristina Pozzi di Impact School. Il termine innovazione infatti può far riferimento a qualsiasi settore, dalla tecnologia all'educazione, dall'imprenditorialità fino alla sostenibilità. E anche qui, come abbiamo visto, le donne sanno far sentire la loro voce forte e chiara. E allora, per parlare di questo, siamo in collegamento telefonico con Giorgia Bissoli, presidente di Verona Fab Lab. Buongiorno Giorgia. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora dunque, Giorgia, l'innovazione passa necessariamente dalla tecnologia e il Fab Lab si definisce proprio come un laboratorio di innovazione. Ecco, spieghiamo quindi di cosa vi occupate in particolare per chi non vi conoscesse ancora. Ok, allora il Fab Lab nasce come un movimento a livello mondiale, non ce lo siamo inventato noi, ci troviamo a Grassano. L'idea iniziale è proprio quella di creare un luogo, di un'officina condivisa ad accesso libero in cui poter venire a sperimentare e a prototipare le proprie idee. Accanto a questo, negli anni si è sviluppata tutta una parte di formazione relativa alle nuove tecnologie e all'uso dei nostri macchinari, come possono essere stampanti 3D, taglio laser, piuttosto che attività di formazione più generiche sulle tecnologie, anche programmazione o altri tipi di attività. Certo. Ecco, quali sono i laboratori che avete realizzato e soprattutto ci sono dei corsi attivi magari in remoto anche ora che siamo in pieno della terza ondata della pandemia? Sì, allora ovviamente abbiamo dovuto rimodulare anche noi e fare attività online. Abbiamo in questo periodo attivi dei webinar che vanno in onda il mercoledì sera sulla nostra pagina Facebook, che sono dei webinar finanziati tramite il progetto FabVan, e anche qui trattano di argomenti tecnologici svariati, dall'intelligenza artificiale alla sicurezza in rete, sono diversi argomenti, è un ampio raggio. Abbiamo in partenza poi un progetto FabWoman, si chiama, che è un progetto per insegnare a un gruppo di donne disoccupate e inoccupate a programmare e a creare siti web, che partirà in modalità online da remoto dopo Pasqua, quindi ad aprile. Questo è una bellissima iniziativa davvero, che tra l'altro si lega anche appunto alla settimana che noi abbiamo dedicato alle donne. Ecco, ma parlando insomma sempre dell'innovazione, ecco, quanto è importante essere curiosi, insomma parlare di innovazione ma anche provarla sulla propria pelle con le nuove tecnologie emergenti, parlo, non lo so, di stampanti 3D, realtà virtuale, progettazione informatica, tutte cose di cui tra l'altro voi vi occupate. Sì, allora diciamo che come Fab Lab abbiamo proprio questa filosofia dello sperimentare, del provare a fare le cose, e anche quando facciamo formazione cerchiamo sempre di riportare questa cosa, perché appunto noi ci definiamo come un laboratorio sperimentale per l'innovazione, perché ci piace provare nuove cose, ci piace crearle, e chiaramente nella parte di innovazione crediamo che la creatività abbia un ruolo fondamentale, e quindi anche l'essere curiosi nel provare nuove cose. Chiaro. Ecco, voi tra l'altro siete anche un co-working, insomma, cioè quanto è importante anche in questo caso fare rete, approfittare della contaminazione delle idee che può nascere in uno spazio di lavoro condiviso? Sì, allora è sicuramente importantissimo, infatti l'idea di aprire proprio il laboratorio a nuove figure, nuove professionalità, nasce anche dal fatto che vogliamo che ci sia proprio una contaminazione di competenze diverse, di persone diverse, di figure diverse. Qui da noi per esempio abbiamo un liutaio che fa ukulele, specializzato in ukulele, al suo laboratorio, e quello che fa è si fa aiutare dai nostri macchinari per creare gli strumenti per creare gli ukulele. Poi abbiamo una ragazza che fa carta artigianale, quindi siamo nel mondo dell'artigianato, e anche lei lavora principalmente per i matrimoni, per partecipazioni, e fa alcune cose, diciamo, le lavora con laser. E poi avevamo, che se n'è andata da poco, anche una sarta che utilizzava sempre il laser per le sue lavorazioni, facendo tagliare e preparare per esempio il feltro e poi andando a cucire a mano. Quindi c'è sempre una componente di contaminazione, in cui una cosa tradizionale come può essere l'artigianato viene unita alla parte di tecnologia. Beh, anche questo insomma è veramente un concetto molto, molto bello, perché appunto la contaminazione è veramente importante in questo senso. E allora noi, Giorgia, ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi e per aver portato la testimonianza del Fab Lab. Grazie mille a voi.
Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora domani mattina alle 7.15 con i nostri servizi utili, la rassegna stampa alle 7.30 e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.